Benissimo, esaurita la cerimonia delle porte. Benvenuti, è vero, benvenuti a tutti, benvenuti a questo incontro che come dire, chiude un pomeriggio intenso, ma apre una serata altrettanto intensa. Infatti vedrete tra poco Ossigeno, che chiude questa giornata omaggio a Piero Gannizzaro, che si chiama appunto Piero Gannizzaro, un attore glocal. Mi piace ricordare che la giornata romana arriva in coda a altre giornate parigine che sono state organizzate dalla Maison d'Italie de la Cité Internationale de Paris con l'Istituto Italiano di Cultura e l'Associazione Anteprima. Ho detto bene? Perfetto. E qua invece è la Cineteca Nazionale, Centro Sperimentale di Cinematografia, esatto, che ospita, che ci ospita. Io vi presento gli altri partecipanti, che sono Vanessa Roghi, comincio dalla signora, giustamente, Christian Uva, Francesco Munzi e ovviamente Piero Gannizzaro. Gli amici che sono qua sono, come dire, legati in qualche modo tutti da una parola, e la parola è storia, almeno in questa occasione, perché Vanessa è una storica, anche se è una storica sui generis, però è una storica. Christian ha scritto un bellissimo libro, L'immagine politica, forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni 70, allora, per me è stato molto illuminante, perché io ho sempre pensato, ma questo poi lo vedremo meglio dopo, al cinema politico da un punto di vista più di critica storica, per cui poi finisco per identificare il cinema politico solamente con Petri, solamente, ecco, invece tu sei andato a fondo, è davvero un libro straordinario. Francesco Munzi, che ha presentato a Venezia Assalto al cielo, un film realizzato con materiali di repertorio dell'Istituto Luce, ma non solo dell'Istituto Luce, e un lavoro molto approfondito, caldo, partecipato su un decennio carico di aspettative ma anche di ferite, che è quello tra il 67 e il 77, no? E Piero invece è l'autore del documentario, tra gli altri, che vedremo stasera, che si chiama Ossigeno, appunto, e è dedicato ad Agrippino Costa, che è una persona straordinaria. Io ovviamente l'ho conosciuto attraverso il tuo documentario, è una persona dalle mille vite, però soprattutto che in tutte queste vite che ha attraversato non ha mai perso lo spirito d'artista, che è quello che l'ha tenuto in vita, ma di questo poi parliamo meglio. Io però comincerei forse da te, giustamente, sei l'ospite d'onore, quindi vorrei prima di tutto, lapidario, vorrei sapere come è andata la tua retrospettiva a Parigi, perché sono curiosa di sapere sempre come un nostro autore è accolto all'estero, soprattutto in un paese che non è per niente facile come la Francia, questo per cominciare. E poi invece vorrei che tu cominciassi un po' a parlare del senso del tuo lavoro, perché è un lavoro su una persona, appunto Agrippino Costa, che ha avuto questa vita incredibile, però è anche un lavoro sulla nostra storia. Sì, tanto grazie, scusate ma è doveroso e sono contento di farlo. Ringrazio gli ospiti, e gli amici e i collaboratori, da Vanessa, Christian, Francesco, Piero e Angela. Ringrazio voi, ringrazio anche chi è stato qui dalle 6, vedo qualcuno che ha visto anche altri documentari e quindi sono particolarmente contento. Bene, state tranquilli che la serata sarà sul film, non è che staremo qui tante ore, insomma staremo qui abbastanza poco. Però, allora, il film, dico subito che per me questa è una storia di rinascita, di rinnovamento interiore.
ho impiegato 10 anni a farlo, nel senso che mentre giravo La notte della Taranta e dintorni nel 2011, nel 2001, ho conosciuto questo personaggio attraverso un antropologo, Piero Fumarola del Salento, ma subito conquistato, e ho sentito che aveva una storia da raccontare. Lui era uscito da 2 anni, aveva fatto più di 20 anni come racconto, non voglio dire molto del film, dico solo come l'ho conosciuto. In una pausa del film avevo la telecamera, sono andato a incontrarlo e ho preso degli appunti girati, che dovevano essere degli appunti girati. Bene, il materiale era molto forte, dopodiché è rimasto lì fermo per 4 anni. Dopo 4 anni c'era stato il caso della Lioce, se vi ricordate, quindi il fenomeno delle briere era rinato un attimo, quindi sono tornato a Lecce perché mi interessava sentire ancora il suo racconto. Bene, ho raccolto altro materiale, dopodiché era lì fermo, ma non sapevo ancora cosa farne, mi doveva saltare qualcosa nella testa. Dopo 10 anni, in una pausa di un altro lavoro musicale, è importante la parola musicale, dopo capirete perché, mi è venuta l'idea, dico, bene, forse il montatore ha voluto vedere del materiale, dico, no, ma va benissimo, facciamolo. Bene, a quel punto si trattava di capire quale strada scegliere. Ho deciso di usare il materiale che avevo utilizzato nelle precedenti registrazioni, senza fare ulteriori modifiche, soprattutto senza utilizzare volutamente il repertorio, scusate, faccio un po', me la tiro un po', ma come dicevo in Francia, senza utilizzare les images d'archive R4 o K3R, mi viene da ridere, no, perché era carino dirlo in questo modo, cioè le R4, le BR, perché io che mi sono sempre occupato di paesaggi e paesaggi, secondo me, e soprattutto i film musicali sono molto, molto con un taglio molto veloce, musicale, insomma. Bene, non avevo il complesso di riempire, fortunatamente l'ho fatto dopo almeno 20 anni di lavoro, quindi sapevo, secondo me, delle volte, come nella vita, bisogna saper levare, okay? Non bisogna sempre aggiungere. E lì ho capito che si poteva levare e mi interessava il paesaggio, ma questa volta del volto, perché secondo me questo personaggio andava raccontato così, senza immagini di repertorio. Bene. Dovevo trovare, a me interessa comunque il climax, come monto i miei lavori c'è sempre comunque la struttura, l'emozione, e quindi comunque mi rifaccio la struttura della sceneggiatura, qui ci sono anche degli ospiti carini, degli pubblici di cinema, che ringrazio, c'è Angelo Pasquini, Andrea Balzini, che insomma che ringrazio di essere qui, di Giglio pure. E, mi sono perso. Insomma, e quindi avevo deciso di non usare questo repertorio, e quindi aveva bisogno di un finale. Il finale è come lo vedrete, e comunque per capire il titolo, il film dura un'ora, lo capirete all'ultimo minuto, e quindi se volete sapere perché ha questo titolo dovete star qua fino almeno un'ora, cioè il film dura un'ora. Detto questo, vabbè, ecco, questo è un po' l'idea del film. Dopodiché, va bene, è diviso in 3 parti, ma lo direte voi. E la cosa che così mi viene da dire è che, diciamo, perché c'ho vicino Francesco ha amato molto il suo film Anime Nere, quindi comunque l'avevo conosciuto proprio in occasione a Malta, mi ricordo, di un film musicale dove eravamo ospiti di un festival, e quindi dopo ho saputo che aveva fatto il film sul 68. La cosa bella è che l'altro giorno al telefono gli dicevo, la cosa bella è che lui ha fatto proprio il contrario di quello, proprio l'esattamente opposto di quello che ho fatto io, cioè io proprio non ho voluto usare un'immagine di repertorio, lo vedrete e capirete. Lui invece ha usato proprio... Però è bello questo, l'ho trovato proprio due modi di affrontare, se vogliamo, un tema in qualche modo di quegli anni. E poi comunque per me è importante, ripeto, una storia interiore. Io volevo entrare nell'anima di questo protagonista, ho visto dei bei film anche francesi sulle BR,
e per esempio ce n'è uno di Moscou dove ha preso i Moretti e gli altri, gli ha fatto dire perché in quel momento le Brigate Rosse hanno sbagliato, perché Berlinguer, perché il Moro, perché il compromesso storico. A me interessava questa cosa relativamente, a me interessava come un personaggio che ha vissuto quella storia, cosa c'era dietro, l'uomo. Tant'è vero che in Francia si sta parlando invece di far vedere questi due film accostati, una televisione, che secondo me è molto bello, perché non è che è sbagliato, sono due cose che si complementano. A me dopo tanta politica diretta interessava la politica dell'anima, mettiamola così, così come il paesaggio dell'anima. Dopodiché invece vado veloce, Christian Uva, ci siamo conosciuti qui, però abbiamo fatto un bel dibattito proprio su Ossigeno e sul suo libro alla Maison d'Italie e a una libreria parigina. E mi sono trovato molto bene, anche perché lui nel suo libro, che l'ho trovato stupendo, mi piace perché mentre io ho vissuto quel periodo, io vengo da Milano, ho fatto gli anni 70 milanesi a scienze politiche, quindi mi ricordo le Molotov, mi ricordo il momento dell'autonomia e quindi insomma quel periodo che voi sapete. E lui invece l'ha raccontato e mi ricordo che mi ha affascinato che durante il dibattito eravamo insieme, gli ho chiesto ma scusa, ma tu perché sei stato interessato a questo? Io posso capirlo perché un po' l'ho vissuto. E lui invece è veramente analitico e perfetto. E invece Vanessa, perché si è occupata di storia e quindi può dire la sua su chi si è occupato anche di cinema e di storia. E Angela, perché è una magnifica amica. No, perché ma già proprio in questa sala abbiamo già presentato il cibo dell'anima e altre cose. Scusate, forse però dopo, però basta, adesso io. No, visto che sei così bravo, vuoi passare la parola? Sì, vorrei sentire Angela con. No, allora, Francesco, sei stato preparati? No, ma io adesso no, volevo esaurire il discorso con gli autori. No, tu hai esaurito il tuo, però Francesco l'ha anticipato Piero, era la domanda che io volevo farti. Tu, no, vabbè, hai fatto bene. La tua scelta appunto è andata all'opposto, cioè tu hai lavorato su quel decennio 67-77 con materiale di repertorio. Prima di tutto vorrei chiederti proprio perché hai scelto quel periodo, perché non credo che sia stato assolutamente casuale, e perché hai scelto di non mettere testimonianze, ma di utilizzare solo appunto materiale di repertorio, che è un modo di raccontare la storia anche diverso. Intanto non so se i due lavori possono essere paragonati, perché hanno in comune sicuramente, come posso dire, il periodo, il tema, se vogliamo dire, però credo che siano due lavori completamente differenti, nel senso che io sono nato nel 1969, quindi nel 68 non ero nato, ho fatto un film che va dal 67 al 77 e invece ho dei ricordi un po' posso dire, un po' sfumati, ma anche molto emozionalmente molto forti della seconda parte di quel decennio, soprattutto quella legata al terrorismo. Noi da bambini nel palazzo giocavamo a guardie e terroristi, non a guardie e ladri, e tutti noi cercavamo di fare non le guardie ma interpretare i terroristi nel gioco. Una mattina nell'androide dove abitavo spararono alle gambe di un politico democristiano, per cui questa sensazione, quell'atmosfera dei tardi anni 70 è come mi appartengo in qualche modo, ma più per un fatto, come posso dire, emotivo. Però poi negli anni ho studiato, ho visto film, ho letto, quindi è un argomento che comunque mi interessa molto. Allora io cosa ho fatto? Avevo bisogno di saltare il racconto diretto per una volta, cioè di provare, siccome quella storia lì viene ancora, forse poi ci spiegherà meglio Vanessa, ma non so se ancora si può dire che è diventata storia, se è storiografia, ecco. È comunque abbastanza, è un racconto fatto molto dai protagonisti, appunto. Il lavoro di Piero ne è un esempio perfetto, cioè è un racconto di chi c'era, molto spesso ostaggio questo stesso racconto di diverse, ovviamente, punti di vista.
E io avevo bisogno un po' invece di respirare quell'aria provando ad attingere ai documenti dell'epoca, quindi ai film. Ai film volevo rientrare nelle assemblee, sentire di nuovo come si parlava, ecco, cercare di arrivare alla fonte e riproporre la fonte il più possibile senza mediazione. Ovviamente questo non è possibile perché in un film di montaggio si operano delle scelte e quindi si crea un ulteriore senso, però chi ha visto il film sa bene che ci sono molte sequenze molto lunghe, 2-3 minuti, in cui si riesce in qualche modo a rientrare in quegli anni. Io ho iniziato a fare questo lavoro proprio più come una mia esigenza personale di ricordo di quel periodo e anche di ricerca di un materiale che comunque probabilmente sarebbe anche, in parte era anche in condizioni molto, molto brutte, quindi abbiamo fatto un'opera di recupero e ricostruzione di quel periodo in maniera molto ellittica, anche in maniera storiograficamente non sicuramente non esatta, perché anche perché non è che si trova tutto, non esiste, non volevo fare un bignami, ma volevo raccontare con materiale di repertorio un po' il sentimento che io nutro nei confronti di quell'epoca. Però io, tornando al lavoro di Piero invece, io ho visto il lavoro, questo documentario Ossigeno, prima di aver fatto, non è stato conseguenziale, conosco Piero da un po' di tempo, siamo conosciuti e quindi sono qui più che da esperto, diciamo, di materia che non sono, più da spettatore, diciamo, entusiasta del lavoro che ha fatto Piero, perché io trovo ci sia una disarmante contraddizione, ma anche questo è la sua bellezza, fra l'apparente semplicità di questo documentario, perché come vedrete è un primo piano, cioè cinematograficamente è un ritratto, proprio nel senso vero del termine, quindi fra questa apparente semplicità ma anche e però la profondità a cui che Piero riesce ad ottenere e la generosità che riesce ad ottenere dal personaggio, da Agrippino Costa, questo personaggio che io non conoscevo, che può essere considerato forse quei frammenti che parlano per la riescono a raccontare dal piccolissimo, riescono a raccontare molto il tutto se lo spettatore sa viaggiarci dentro. Ecco, nella lunga intervista, come fare le interviste, comunque, come dire, tirare fuori una verità da un personaggio è una cosa difficilissima, e ovviamente certo il personaggio può essere generoso, può essere aperto, ma se non c'è chi sa guardare, chi sa cogliere, ecco, molte volte si rischia di non trovare niente. Ecco, invece in questo caso la bellezza del film è che invece Piero è riuscito a penetrare il personaggio, ma dicevo restituisce attraverso un racconto molto personale, molto una biografia di un uomo, di un solo uomo, riesce a proiettare lo spettatore in quegli anni, perché c'è in questo personaggio, o comunque in come si racconta, quella mistura tra esaltazione, sogno, utopia, ma anche dolore, masochismo, e anche forse una certa dose che ho trovato nel personaggio di avventurismo, cioè quella follia, quel fatto che poi molto spesso si mescolano i piani, non si sa mai se qua dove appunto l'avventura politica invece sfociasse appunto nella voglia di provare qualche cosa di estremo. Quindi diciamo, io ho appena visto il documentario suo, l'ho chiamato, gli ho fatto molti complimenti, quindi poi stavo già lavorando su Assalto al Cielo, quindi ero anche interessato ma come lo sono, continuo ad essere, su tutti i lavori sugli anni 70, per cui questo mi sembra veramente un esempio di un cinema, anche questo estremo nel suo essere, nel suo restare su questo viso. E un altro dettaglio che mi ha colpito, minore però non troppo, che dà un grande spessore al personaggio, che mi sembra di ricordare, perché vado a memoria di quando l'ho visto qualche mese fa, mi sembra ricordare che intorno a questo tavolino, insomma, vicino a questo famoso primo piano che vedrete nel film, gira, ogni tanto compare una ragazzina, un adolescente, 15-16 anni avrà, e che probabilmente è la figlia di Agri. Ecco, c'è in questo contrasto fra l'età di quest'uomo, che comunque ormai è anziano, si capisce che ha avuto questa ragazza, questa bambina da insomma
non troppo in là, ecco, molto anziano a sua volta, ecco, restituisce questa bambina che gira intorno a, restituisce, ecco, il fatto che quest'uomo sia ricostruito completamente una seconda vita, la seconda vita, e quindi che lui sta parlando di un periodo che non c'è più, e anche questo aggiunge un certo sentimento, un certo, posso dire, anche strazio a quello che, il, che Agrippino ha vissuto. Vabbè, io direi che anch'io ho parlato troppo. Grazie, grazie. Francesco, ne hai parlato benissimo, grazie. Credo che tu sia andato veramente a fondo del lavoro di Piero. L'altro giorno quando ci siamo sentiti al telefono, io gli ho detto, insomma, è un film toccante proprio in questa sua, in questo suo essere così attaccato al personaggio e così attaccato a questo primo piano, come dicevi tu. E io mentre lo vedevo ho avuto la sensazione che tutte... Come dire, che quel primo piano racchiudesse tutto quello che è il linguaggio del cinema e le scelte di inquadrature che utilizza un regista, no? Perché c'era la profondità di campo, c'è il primo piano, c'è il piano d'ascolto, c'è tutto, eppure è solo su di lui. E ho avuto proprio questa netta sensazione, e mi sembra che sia stata anche la tua, quindi ecco, e credo che questo sia anche un bel regalo allo spettatore, perché siamo sempre più abituati a essere portati lontano dai personaggi, perché a volte c'è un problema proprio di costruzione dell'inquadratura, no? E quindi quello che è intorno finisce per avere più importanza, come se si volesse togliere l'attenzione da ciò che invece deve avere l'attenzione. Ecco, la scelta di Piero va controcorrente e insomma mi sembra molto significativa. Non ti avevo risposto in Francia, devo dire che l'accoglienza era stata un po'... Francesco, da fine regista qual è, ha colto delle cose che in Francia mi continuavano a chiedere e avevano perfettamente capito. Ho avuto delle proiezioni sia a Lione che a Parigi, dove il pubblico dopo non se ne andava. Ho fatto una matinée al Cinéma du Panthéon, che è un cinema storico del quartiere latino, una sala doppia di questa, 150 posti, mattinè, 11 di mattina, arrivo, dico chissà, insomma sala piena, pubblico pagante, erano le 11 di mattina, ecco, la gente è rimasta fino all'una e mezza a fare domande, e più o meno del tono hanno colto le cose, sia del cinema che dicevi tu, che del quadro. L'ultima cosa, questo film lo dedico a Dario Fo, perché vedrete che c'entra con la storia, non vi voglio dire altro, c'entra con la storia di Dario Fo e Franca Rame, lo capirete dal film, e poi il finale lo capirete, ma c'è un perché, perché i figli di questo Agrippino, che la cosa bella è che lui ha avuto questo sentimento positivo, due di questi sono molto, no molto, sono famosi, sono due ballerini famosi che hanno ballato già i Bolshoi, hanno ballato, adesso uno è il ballerino numero uno di Vienna, hanno ballato con Carla Fracci, e questo lo dico perché questo ballare, e io dico un clin d'œil, alla fine si capirà, è che il continuare a scappare, l'agilità di Agrippino e tutte le cose che possono essere negative, in realtà le ha trasmesse in positivo ai figli. Questa è un'altra cosa. Basta. Sì. No, lasciamo parlare adesso Cristian. Cristian, come dice, ho anticipato che tu hai appunto scandagliato un periodo che sono 15-20 anni, forse anche questi, confesso che insomma sono uscita un po' dalla lettura che ho fatto sbrigativamente, perché come sai poi il libro l'ho avuto da pochissimo, però come dire, ho capito che mi dovevo poi rimettere a studiare seriamente, lo farò, perché come molti l'idea del cinema politico in Italia è legata agli autori che ricordavo prima, no? A Petri, a Lizzani, a Pontecorvo, autori che invece un critico illuminato, intelligente come Enzo Ungari aveva bollato come mediocri, come proprio mistificatori, quindi il contrario di quello che comunemente si pensa. Il cinema politico in Italia è stato un fenomeno estremamente sfaccettato, che ha avuto in alcune riviste, Ombre Rosse, Cinema e Film, Cinema Nuovo,
come dire, supporter di peso, e che ha, come dire, assunto come mezzo di battaglia anche una rivoluzione che è arrivata in quegli anni, che è quella del cinema, del video, del cinema elettronico, che fa il suo ingresso e che rivoluziona veramente e diventa un modo per, come dire, per sparigliare le carte e fare del cinema politico e militante nel vero senso della parola. Allora, intanto, perché hai sentito l'esigenza di mettere, di fare chiarezza in questo periodo così complesso? Anche che tipo di fascinazione tu hai avuto per la storia di quel periodo, perché credo che le due cose siano strettamente legate. Sì, allora anch'io grazie Piero, grazie, e grazie a tutti gli amici che sono qui, al pubblico, e insomma vengo subito alla domanda. E allora, un po' la mia risposta assomiglia a quella di Francesco. Io sono nato 2 anni dopo di lui, quindi 71, e quindi anch'io ho vissuto quegli anni certamente così, emotivamente. Oggi mi porto dietro un ricordo che non è certo lucidissimo, sì, dall'atmosfera del 78, di Moro, i posti di blocco, quelle cose me le posso ricordare, insomma, indubbiamente ero abbastanza giovane, però anch'io ho sentito la necessità di doverci tornare, ecco, di tornarci sopra successivamente a quegli anni, e di farlo attraverso lo strumento che mi ritrovavo più così congeniale, ossia appunto il cinema. E allora quello che è successo sostanzialmente è che in prima analisi mi sono avvicinato agli anni 70 in quanto anni di piombo, al punto da dedicare uno studio, insomma, della rappresentazione del terrorismo nel cinema, che usava un po' questa etichetta, quello proprio di anni di piombo, parlavo di schermi di piombo. Ed è stato per me molto interessante, insomma, così indagare tutta la filmografia, molto in realtà ampia, sui terrorismi, poi naturalmente, non certo solo sul terrorismo rosso. Dopo un po' di tempo però mi sono reso conto che, insomma, tutta l'altra faccia degli anni 70, che naturalmente non sono solo anni di piombo da questo punto di vista, per me restava sostanzialmente da scoprire. Poi chiaramente, per quello che riguarda il dibattito storiografico, lascio la parola a Vanessa, però certamente sul piano, diciamo, della cultura visuale, vorrei dire, non solo del cinema, ma parlo quindi anche di immagini fisse, cioè della fotografia, parlo appunto di video, di cinema o comunque di materiale cinematografico. Ecco, da quel punto di vista c'era tanto da riscoprire del lato non di piombo, ecco, non plumbeo di quegli anni. E io ho cercato di fare questo attraverso, diciamo, 3 capitoli che vanno dal cinema, proprio dall'esperienza del cinema, quello fatto in pellicola, il cinema militante, al video, quindi all'uso delle prime telecamere, quindi dei nastri, dell'elettronica, fino alla fotografia, cercando di indagare quest'altra faccia degli anni 70, che è la faccia appunto più vitalistica, la faccia più legata a una intenzione, diciamo così, a un'intenzionalità politica molto radicale, naturalmente, perché poi significava scendere in piazza armati di cinepresa. Ecco, io parlo molto l'intento militante era un intento militare, nel senso di militare con la macchina da presa, naturalmente, di usare questo. Anche Zavattini usava dei termini molto forti, però scendere in piazza e usare come arma, tra virgolette, appunto la macchina da presa, e questo mi ha sempre molto affascinato. Quindi sostituire questo strumento a uno strumento ben più offensivo, come, diciamo, le pistole. E da lì è venuto fuori appunto un magma, come dire, abbastanza inestricabile, non di film, perché qui non possiamo parlare di film, ma sono appunto materiali spesso non conclusi, spesso anche rozzi, ma estremamente interessanti. Penso agli stessi cinegiornali del movimento studentesco, i cinegiornali liberi di Zavattini, eccetera. Però ecco, una cosa volevo dire, che si ricollega in questo modo ad Agrippino e si ricollega a Ossigeno. Ecco, mi rendevo conto, mentre parlava anche Francesco, parlavamo di un film appunto di biografico, di biografia. Ecco, il film di appunto Ossigeno si ricollega esattamente a
questa tradizione qui che io ho cercato di indagare. A me interessava il lato, dicevo, cioè la vita, mi interessava capire come questi movimenti, dal punto di vista dei collettivi, dal punto di vista di gruppi che facevano cinema anche utilizzando il video, penso a Video Base, ma penso anche allo stesso Alberto Grifi, facessero cinema o video politico alla ricerca però della vita, no? E quindi cercando di indagare i soggetti che potessero essere Anna o potessero essere invece la popolazione di Carloforte in Sardegna o altre situazioni, diciamo i quartieri popolari di Roma, eccetera, però cercando di indagare non soltanto le parole d'ordine, anzi le parole d'ordine della politica erano bandite, tutto sommato. C'era un intento etnografico, antropologico, che è esattamente quello, non a caso Piero viene da quel tipo di cinema, che è presente in Ossigeno, cioè stavano addosso ai loro personaggi e ci stavano grazie soprattutto poi all'arrivo del video, quindi alla possibilità del long take, cioè della possibilità di girare in continuità che il video diciamo dava. All'inizio non duravano tanto queste cassette, ma comunque davano più elasticità, davano più agilità, no, rispetto alla pellicola. E c'è molto di quello che poi ritroviamo in Ossigeno, cioè questo stare addosso al soggetto e di lasciarlo parlare. C'è un film di Video Base, realizzato da Video Base, un video, si chiama Carcere in Italia, dove loro intervistano, no, quest'uomo che sta a Regina Coeli, di origini sarde, racconta tutta la sua vita. Ed è un piano sequenza che durerà, credo, 16-17 minuti in continuità, anche a un certo punto, anche troppo probabilmente, ma in cui viene fuori tutto un flusso, no, un flusso di coscienza molto interessante, e lì c'è proprio un'idea, ed è lì l'idea politica, cioè l'idea è proprio quella di non censurare, di non frammentare il racconto e di lasciare emergere quei soggetti che invece non avevano la parola, a cui la comunicazione ufficiale, no, non dava la parola. E quindi in questo senso io parlo di un contropotere dal punto di vista della comunicazione. Si parlava di controcomunicazione, di controinformazione, ma proprio di contropotere da questo punto di vista, fondato su un intento che io definirei proprio biopolitico, in cui la vita è al centro di tutto. Ecco perché è l'altra faccia da questo punto di vista degli anni 70, ed ecco perché qui non è forzato il collegamento, si arriva al lavoro di Piero, che si ricollega secondo me con questa tradizione, perché pur affrontando la figura di un ex terrorista, quindi sulla carta si penserebbe a un certo tipo di lavoro, a lui no, a lui interessa l'aspetto biografico, interessa quel bios, diciamo, quell'aspetto che anche a me è interessato andare a indagare e che ritroviamo in tantissimi materiali di questi anni. Ripeto, io ho citato il caso di Video Base, che è un collettivo che ha realizzato moltissimi lavori nel corso degli anni 70, ha utilizzato tra i primi, hanno utilizzato appunto la tecnologia elettronica, ma Grifi, voglio dire, è un nome molto più noto da questo punto di vista. Ecco, in questa prospettiva, secondo me, il lavoro di Piero si ricollega a questo tipo di filo rosso. Io prendo un applauso. No, io volevo dire che il bello del libro è che, almeno io sono stato affascinato, è che avendo iniziato io in pellicola, mi ricordo, ho fatto il 35 fu proprio pochissimo, però il 16 l'invertibile, le lumatiche, il BBU, il beta SP, e poi arrivate le donne, le ho passate tutte. E lui, e Christian, non solo fa un'analisi politica, ma fa un'analisi politica del mezzo. Questo l'ho trovato fantastico, perché soprattutto per chi l'ha vissuto, ma anche secondo me chi non l'ha vissuto, è interessante vedere come in qualche modo il mezzo ha condizionato, o non solo, o comunque ha interagito con il lavoro. E c'è una parte dedicata proprio a questo, e io mi riconoscevo, insomma, io l'ho letto in tre notti, perché l'ho bevuto, e anche da questo punto di vista, ecco, la politica del mezzo, secondo me. Vanessa. Allora, io, come diceva Craxi, sarò breve, ma lo sarò veramente. E io sono una storica sui generis, nel senso, appunto, perché oltre a essere, cioè io mi occupo del rapporto fra visualità e storia, quindi come la storia viene raccontata e rappresentata. E,
Innanzitutto, ovviamente nel corso, essendo l'ultima che interviene, tre hanno detto poi a questa cosa ci penserà Vanessa, ma io non ho nessuna intenzione di andare a prendere tutte e tre le cose che avete voluto, come dire, lasciarmi e sviscerarle, sennò ci staremo tutta la sera. Io dirò soltanto tre cose. La prima cosa, diceva Francesco, sul decennio dei 70 c'è molta autobiografia, è vero, ed è vero, appunto anch'io avrei fatto notare questa differenza di prospettiva, cioè di chi guarda il decennio con una prospettiva, diciamo, per cercare di capirlo, e chi invece c'è stato dentro, appunto, e va a ricercarne, ad indagarne degli stralci, no? Dei pezzi, dei margini, che sono stati invece meno raccontati poi da questa autobiografia di gruppo che si è creata sul decennio, sugli anni 70. Per questo i due lavori, appunto, di Piero e di Francesco sono preziosi e vanno probabilmente invece proprio anche pensati insieme. E non per fare pubblicità, ma anche il libro di Christian va in questo senso, cioè ci ricostruiscono non solo come dire, il rapporto di un decennio con l'immagine, ma anche il rapporto della nostra contemporaneità con un immaginario che è appunto quello legato a quel decennio. Visto che abbiamo fatto tutti outing, io sono nata nel 72, quindi sono la più giovane, e rispetto appunto al decennio, a me viene in mente sempre una frase che è contenuta in un disco che è stato, se non sbaglio, è uscito l'anno in cui sono nata, che è Storia di un impiegato di Fabrizio De André, nel quale nell'introduzione si dice: e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. Ecco, io mi sorprendo quotidianamente a misurarmi con il decennio dei 70, non soltanto perché è il decennio dei miei genitori, non soltanto perché io sono figlia appunto di due genitori che sono stati profondamente dentro quel decennio, ma proprio perché ancora mi interpella come storica, come storica che ragiona sugli immaginari. Fra gli immaginari di questo decennio, uno dei meno indagati e uno più sicuramente invece dei più importanti da indagare è proprio quello relativo al carcere. E c'è un'altra frase di Storia di un impiegato che dice appunto: loro avevano il tempo anche della galera. Che cosa voleva dire, no? Era lo sguardo di questo piccolo borghese che guardava quelli che invece avevano il tempo, stavano all'università, avevano il tempo anche di andare in carcere, no? Con questo sguardo un po' appunto che rimproveravano. In realtà il tempo della galera, il protagonista di questo documentario forse non avrebbe voluto avercelo, no? Non c'era appunto questo snobismo di fondo che veniva raccontato nella Storia di un impiegato dal piccolo borghese ritratto da De André. 20 anni di carcere, nessuno ha il tempo in una vita di farsi 20 anni di carcere, soprattutto, ma secondo me non c'è nessun motivo mai per farsi 20 anni di carcere, ma soprattutto se appunto la storia è quella che verrà raccontata, che vedrete insomma raccontata in questo film, e che io voglio semplicemente, come dire, della quale voglio semplicemente delinearvi una possibile genealogia e delle parole chiave che ci servono a collocarla, a inquadrarla e a capirla. Queste parole chiave partono dagli anni 60, appunto arrivano agli anni 70. La prima parola chiave, secondo me, è quella della malattia mentale. La malattia mentale che, insieme alla questione del carcere, rappresenta l'orizzonte primo attraverso il quale si struttura un nuovo pensiero degli anni 60, che ha in un libro, per esempio, come quello poi che si sfocerà negli scritti di Basaglia, ma che nasce soprattutto dagli scritti di Fanon e quindi dai Dannati della Terra, un momento di origine fondamentale nella storia anche che viene raccontata, no, in questo documentario, perché da malattia mentale a carcere si passa appunto a manicomio, a un altro testo fondamentale di questo momento che è Sorvegliare e punire di Foucault, e quindi a tutto quel percorso che porta a leggere l'universo concentrazionario dentro le carceri come un universo politicizzato e politicizzante, un passaggio che si fa fra il 67 e il 69, che sono gli anni appunto nei quali poi si inizia a ragionare nei movimenti sulla questione delle carceri, no? Per cui appunto poi dopo escono i materiali di cui parlava Christian. È incredibile, no? Come in questa figura di cui tu appunto racconti la storia precipitano proprio tutti quanti, anche se tu non li metti sullo sfondo, no? Però se uno volesse fare proprio una storia del rapporto fra appunto la politicizzazione in carcere, l'orizzonte culturale da cui questa politicizzazione proviene e il soggetto politico che per primo si incarica di farla diventare, come dire, rottura politica, non solo riformistica come stavano facendo in quel momento appunto in molti in Italia, ma proprio militante di lotta armata, ovvero in app, che proprio sulla questione delle carceri iniziano proprio a intervenire. Ecco, effettivamente
no? In Agrippino questa roba precipita. Infatti, con Soccorso, ma io non volevo spoilerare, come direbbe mia figlia, il motivo per cui, insomma, non volevo arrivarci a Soccorso Rosso. Però effettivamente la genealogia, no? È questa, è una genealogia che appunto vede nella questione del rapporto fra appunto politicizzazione in carcere e questione delle carceri un nesso fortissimo. Io credo che un merito importante di questo film sia il fatto che, cioè, qual è, secondo me, non so, qual è, secondo Adorno, la funzione dell'intellettuale? È quella di squarciare il velo della duplicazione, no? Cioè l'intellettuale non deve duplicare quello che vede, ma deve squarciarne appunto, come dire, la realtà oggettiva per leggerla. Allora, che cosa fa Ossigeno? Ossigeno entra a gambe tese dentro un immaginario di un decennio abbastanza stratificato, codificato, che il cinema, appunto, come ci ha raccontato Christian, perfettamente costruisce ormai da 30 anni in modo abbastanza sistematico, e ne prende un aspetto sgradevole, marginale, attraverso una persona che anche da un punto di vista filmico, estetico, non è l'eroe, no? Ma è proprio una persona un po' scalcagnata, molto simpatica, però abbastanza provata dalla vita, insomma. Poi tu dici, ci passava una figlia, certo, con 10 figli è facile che uno te ne passa intorno, no? Mentre ti fanno un'intervista. Però appunto all'interno di questo documentario Piero che cosa fa? Squarcia appunto il velo dello specchio della duplicazione e ci fa vedere appunto in modo completamente antiretorico un aspetto marginale ma centrale di un decennio che veramente ne rappresenta un po' la cartina di tornasole, perché attraverso la sua storia noi leggiamo appunto la storia di un decennio nel quale fondamentalmente si è ragionato su come uscire da quell'universo concentrazionario della malattia mentale, delle carceri, della repressione, del sorvegliare e punire, che insomma veniva da lontana e che poi da un punto di vista riformistico sarebbe andato lontano, perché del 75 è la prima riforma appunto delle carceri, poi abbiamo insomma la riforma Basaglia, fonda 180 fondamentale, e che però poi insomma paradossalmente non è riuscita a mitigare invece certe situazioni come quella di Agrippino, che proprio negli stessi anni in cui queste cose succedevano è finito appunto in manicomio e è stato 20 anni in questa situazione, e poi appunto insomma non raccontiamo come è finita, però insomma. Per cui niente, grazie appunto di averci offerto questo sguardo e niente, basta così, grazie a voi. Grazie, Vanessa. Io penso che prima di lasciare finalmente al film, non so se vuoi dire ancora qualcosa. Sì, un minuto, posso dire che quello che vedete non sono le cose più forti che ho raccontato, perché io ho voluto creare un climax, non volevo per forza fare la cosa più dura. Quello che c'è mi serviva per raccontare da un lato il passato e poi il presente, intanto. Poi il percorso produttivo, che io a un certo punto, quando l'ho finito, anch'io ero un po' emotivamente toccato, e quindi ho detto, bene, voglio fare delle verifiche. Intanto ho trovato dei giornali, quindi quello che sentirete è tutto vero. Siccome non so se dopo ci incontreremo, ci sono dei giornali che ho d'epoca in cui raccontano tutto quello che sentirete. L'altra cosa che ho detto, bene, siccome ho avuto la possibilità di avere un amico di amici, che era il direttore del carcere di Rebibbia, che è Cantone, che adesso non è più andato alla generale della Toscana, però è quello che ha fatto fare il film ai fratelli Taviani. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che è una persona aperta. L'ho invitato a casa di amici, eravamo in 5 o 6, per fargli vedere il documentario, il film, e sentire un suo parere tecnico, perché non volevo far uscire il film, che poi dopo qualcuno mi dice, ma che cosa dici? Bene, gli ho fatto vedere questa visione, mi ha fatto questa visione, alla fine del film lui mi ha detto solo, ma tu questo lo devi presentare a Rebibbia, ai carcerati. Io sono rimasto un po' così, poi abbiamo impiegato qualche mese per metterci d'accordo quando andare per problemi organizzativi, sono andato, ci sono stati 200 detenuti che sono venuti, diciamo, spontaneamente, c'era soltanto 10 persone della stampa. Dico questo perché, dopodiché il film l'ho mandato a Venezia, Müller lo voleva, chissà cos'è, dopodiché naturalmente hanno fatto, e sono uscite qualche critica, qualche recensione sulla France Press,
sul Fatto, bene, ha trovato queste recensioni e quindi non l'ha preso, perché ha detto no, ma non è più, ma com'era una bisgosa chiusa, bene. Poi dopo però il percorso l'ha fatto con Gosetti, è stato al Festival di Courmayeur e poi dopo adesso è stato sia la cosa bella che è stato anche, adesso dico questo poi capirete, perché è stato per esempio nelle situazioni anche più istituzionali, per esempio a Londra, all'Istituto di Cultura di Londra, così come quello di Parigi. Quindi ha dei percorsi assolutamente particolari. Chiudo perché non so se dopo ci fermiamo o meno. Agrippino ha scritto un libro, questo, con le sue poesie e con i suoi disegni, che qualcosina vedrete, ma non ho voluto fare questo nostro film, che la cosa curiosa di Agrippino è che nel suo percorso, dopo, quando è uscito e pubblicato il libro, ha preso la targa d'argento del Ministero dei Beni Culturali. Bene, tutto quello che vi dico dopo lo capirete ancora meglio, spero. Non so se basta, no? Grazie Vanessa Rosi. Grazie a lei. Io pure grazie. Cristiano, Francesco Monzi. Piero, grazie. Va bene. Grazie a voi, come dico, che noi possiamo fare i film. Le cineteche possono fare le programmazioni, ma se non c'è il pubblico è tutto troppo triste. No, con me, no.